Caserma Teulier, qua a Milano, questa sera l'ambito premio Gentleman Fair Play. Chi saranno i vincitori dopo un'accurata selezione dell'ambita torretta dello stadio di San Siro? Dalle sabbie di Milano Marittima. Dalle certo. È vero, è certo, il tuo compleanno sì. Qua a Milano, sì. Per un'altra serata solo di sport, ma anche iniziative benefiche, ovviamente con Massimo Boldi. Esatto, sì, sì. Cos'hai da dire? Ho da dire che questa sera è una sera particolare, all'inizio dell'inverno, dell'autunno e fine dell'estate, insomma. Proprio finita, perché tra l'altro piove. Finita anche perché c'è un temporalino che viene esatto. Giù abbastanza, poi specialmente chi ha pochi capelli sente il ticchettio sul melone. Gentleman Fair Play e anche solidarietà. Qui in compagnia di Roberto Baroni ci parla di In Campo con il Cuore. In Campo con il Cuore è un'associazione che opera sul territorio milanese già da molto tempo, con la mission di sensibilizzare appunto l'opinione pubblica sull'uso del pronto soccorso, soprattutto del defibrillatore, che noi come associazione diciamo doniamo grazie ai proventi degli eventi che noi organizziamo, e abbiamo già cardioprotetto praticamente quasi tutta Milano, perché in tutti i municipi c'è un nostro defibrillatore, Parco Sempione, Castello Sforzesco, PAC, praticamente dovunque c'è un posto sensibile c'è un nostro defibrillatore. Siamo con lui, tanti anni che lo seguiamo in televisione, lui l'unico vero super tifoso del grande Milan, Tiziano Crudeli. Sì. Non lo so se sono un super tifoso, sicuramente amo profondamente il Milan, io l'ho seguito da una vita, sono andato in giro per il mondo, mi sono esaltato per i successi conseguiti, ho anche commentato le partite Milan-Campobasso a San Siro, quindi vuol dire che sia al top che in Serie B sono sempre stato vicino a questa grande squadra. È la squadra del mio cuore. E dalla caserma Teulier di Milano è tutto. Andrea Evans, TG Evans.